Gentili telespettatori, ben ritrovati con le notizie della Vallagarina e della sua comunità. In questa puntata parliamo di edilizia pubblica, cioè la Casa Itea, e facciamo una fotografia di come il mercato sta cambiando. E poi siamo andati a visitare la bella mostra su Attilio Lasta che si sta svolgendo a Villa Lagarina. In Vallagarina le domande per la Casa Itea sono state 739, mentre per il contributo integrativo all'affitto le domande risultano essere 1145. Dunque calano le richieste di alloggi e aumenta invece il sostegno al pagamento dell'affitto, ritenuto dai richiedenti uno strumento più agile e soprattutto più ottenibile. Infatti, stando alle statistiche, circa un 10% ottiene un alloggio Itea. Lo scorso anno, invece, il 60% di chi ha chiesto un contributo per pagare l'affitto lo ha effettivamente ricevuto. Sono questi i dati principali che emergono dalla raccolta delle domande per l'edilizia pubblica effettuate dalla comunità della Vallagarina, raccolta che si è da poco conclusa e nel mese di febbraio vengono pubblicate le graduatorie. Per il contributo all'affitto la provincia ha stanziato 1 milione e 250 mila euro, sufficiente a soddisfare solo 537 domande, che rappresentano il 40%. Fino a 2 anni fa si riusciva a coprire il 100%. Al trasferimento provinciale, tuttavia, la comunità della Vallagarina ha aggiunto ulteriori 250 mila euro di fondi propri per accogliere le richieste di altri 164 beneficiari e arrivare così a soddisfare il 60%. È un intervento che ha un significato politico e sociale molto importante. Infine, da registrare che il canone di affitto medio più alto si registra a Besenello, probabilmente dovuto alla sua vicinanza con Trento, seguito da Nomi e Volano, il più basso a Terragnolo, mentre il più basso in assoluto a Brentonico. Il canone medio pagato è di 469 euro. Il beneficio viene determinato su base ICEF del nucleo familiare e non può superare i 300 euro mensili. Assessore Bettinazzi, la casa è un mercato che sta cambiando, stanno cambiando le domande, sempre meno richieste di alloggi ma più di contributo d'affitto. Sì, abbiamo queste due tipologie sostanzialmente di gestione della nostra attività sull'edilizia pubblica. Una parte dedicata a quella che è la raccolta delle domande e la predisposizione delle graduatorie per quello che riguarda gli alloggi, e con un altro capitolo importante è quello della gestione della raccolta delle domande e della predisposizione delle graduatorie per quello che riguarda la famosa integrazione al canone. Cioè un importo su legge delegata della provincia che ci viene conferito, che si aggira intorno a 1 milione e 300 mila euro all'anno, con il quale noi interveniamo per aiutare le persone che pagano l'affitto su appartamenti locati sul libero mercato. La novità di quest'anno per il 2015-2016 è stata quella di intervenire noi come comunità di valle per integrare il contributo provinciale con un'aggiunta di 250 mila euro. Questo per garantire una soddisfazione delle graduatorie di circa il 60%. Grazie a questi 250.000 euro. Questo è un segnale molto importante che la comunità ha voluto dare. A 40 anni dalla morte e a 130 dalla nascita, Villa Lagarina celebra con una mostra il valore del pittore Attilio Lasta. La mostra, promossa dal comune di Villa con il sostegno della comunità della Vallagarina e curata da Mario Cossali, vuole restituire la ricchezza e la complessità del lungo itinerario artistico di questo pittore, che ebbe un forte e profondo legame con la sua terra. Un artista che seppe raccontare la fierezza e l'onestà della gente contadina e donarci la bellezza di quel mondo semplice. La mostra, che si trova a Palazzo Libera a Villa, visto il successo di pubblico, è stata prorogata fino al 6 di marzo. Siamo molto soddisfatti perché questa è una bellissima mostra con opere di assoluto prestigio, oltretutto con un grande riscontro da parte del pubblico. Abbiamo superato
ormai 1500 visitatori ed è sono cifre assolutamente di rilievo per una piccola realtà come questo museo a Palazzo Libera. Naturalmente per il Comune di Villa Lagarina è molto importante e doveroso rendere omaggio ad Attilio Rasta a 40 anni dalla morte e a 130 dalla nascita, e durante questo percorso abbiamo scoperto che la grande relazione che questo pittore lagarino aveva con la comunità trentina. Chiuderemo questo percorso con l'intitolazione che è già avvenuta di un parco qui a Villa Lagarina ad Attilio Rasta, parco che inaugureremo il prossimo 10 aprile.